Day Action che ci permetterà di conoscere meglio qualche aspetto del network marketing, di PM International, di maturare anche qualche competenza e poi di applicarla, come dice la parola stessa, action, sul campo direttamente oggi per vendere, reclutare, invitare i prossimi eventi. Ora, buongiorno a tutti ancora, non sono qui per parlare di me ora, ma per presentare la prima persona che inizierà a raccontarci un po' di sé e di qualcosa che in realtà non so neanche io, quindi sono curioso di ascoltarlo, il nostro present team, Manuel Buonasera, buonasera, buongiorno. Sono abituato con Zoom che dico sempre buonasera, buonasera. Allora, buongiorno a tutti anche da parte mia, vedo tante facce nuove. Cosa c'è? Vedo tante facce nuove, mi fa molto piacere. Oggi sarà una Zoom per imparare, per conoscerci meglio, per conoscere noi stessi meglio. E siamo qui, so che molti di voi sono qui per le promo che avete visto che si possono fare dopo il DSC, che ci ha messo a disposizione il DSC. Nel frattempo, qualcuno non sa delle promo, perfetto, non ci sono delle promo che si possono fare, la curiosità aumenta il desiderio e nel frattempo faremo una parte di formazione. Avete visto gli argomenti che faremo? Molti c'entrano tanto con il main dell'argomento, altri meno. Cercheremo di darvi, fare una natura generale e dare anche poi degli input per sviluppare meglio la nostra attività. Oggi voglio partire innanzitutto col chiedere a qualcuno se è nuovo in questa attività, se ancora deve iscriversi. Nuova. Nuova e uno di sé, perfetto. Devo cambiare il 90% di quello che ho intenzione di dire, quindi no. Mi fa molto piacere questo, mi fa molto piacere perché già avete capito che la formazione e gli eventi sono importanti in questa attività e stare in un ambiente positivo, un ambiente dinamico, un ambiente potenziante fa tutto nella vita, sia per quanto riguarda la sfera sociale che per quanto riguarda la sfera lavorativa. Quanti di noi sono insoddisfatti o sono stati insoddisfatti del proprio ambiente lavorativo nella vita? Alzata di mano. Ok, vedete benissimo che è molto comune questa cosa, no? E io 7 anni fa ero lì nella vostra posizione, magari un po' dietro, era una sala ancora più grande, ero molto più dietro di voi e mi interessava o non mi interessava quello che stavo andando a sentire, però ero lì perché cercavo qualcosa in più nella mia vita. Ero lì per vedere se ci fosse qualcosa in quella sala che potesse fare al caso mio. E lì ho trovato. E sono felice di quella scelta che abbiamo preso 7 anni fa e 7 anni fa vi posso giurare, e tante persone mi conoscevano prima di iniziare questa attività, che non ero la persona che sono oggi. Non ero la persona che sarebbe venuta volentieri oggi davanti a 20, 30, 40, 50 persone, quanti siamo in Zoom, altre 20 persone in Zoom, a parlare di se stesso, dell'attività e delle proprie magari paure. Perché dopo andremo a toccare anche quelli. E quindi la prima domanda, oggi ho una spizza di domande qui, e non dovete rispondere direttamente a me, ma sarebbe bello che rispondeste a voi stessi, ok? Perché vorrei che ricordaste il perché avete detto sì a questa attività. Ovvero, ci sono tanti motivi per cui si può iniziare a fare network marketing. Il primo motivo per me, lo dico molto chiaramente, è stato avere un guadagno extra, perché era un momento in cui cercavo qualcosa in più, non ero soddisfatto della mia vita, non ero soddisfatto del lavoro che stavo andando a fare, che stavo facendo, e quindi cercavo qualcosa in più. A livello solo monetario, quanti di voi hanno iniziato per anche un fattore monetario? Beh, quasi tutti, ok? E quando sono entrato in quella sala 7 anni fa, io non ho visto solo un'opportunità di guadagno, ma ho visto anche un'opportunità di cambiare la mia vita tramite quello che quella persona mi stava spiegando. E me l'ha spiegato tramite i quadranti del cash flow. Chi conosce i quadranti del cash flow? Qualcuno sì, qualcuno no. Perfetto.
Oltre a quello, è stato bello trovare una nuova soluzione di vita, perché veramente io non avevo altre soluzioni se non continuare per 40-50 anni a fare quello che stavo facendo e continuare ogni giorno a fare quello che stavo facendo senza imparare mai niente di più. Ed è una cosa che è molto limitante, no? Quindi trovare un modo nuovo, un lavoro nuovo per me è stato tutto. È stato veramente come scoprire l'America per me, no? E avere sempre la novità ti permette di avere curiosità in quello che stai facendo. La curiosità in quello che stai facendo ti permette di sviluppare interesse. E l'interesse ti permette di pucciare il naso, di avere la curiosità di pucciare il naso in qualcosa di nuovo. E qualcosa di nuovo ti permette di aprire i tuoi orizzonti mentali. Questo per me è tutto. Andare a sviluppare le proprie capacità mentali, la propria forza mentale, la propria attitudine mentale, per me oggi è tutto. Facciamo un passo indietro. I quadranti del cash flow, ve li faccio molto velocemente oggi, perché l'abbiamo fatto anche l'ultima, no, la penultima volta. Però, cosa sono? Semplicemente, in un libro, c'è un libro proprio che si chiama Quadranti del Cash Flow, che è scritto da Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki è un economista di fama mondiale e semplicemente lui divide l'economia mondiale del lavoro in quattro quadranti, ok? Dove le persone vanno a percepire un reddito. Tu puoi percepire un reddito da lavoro dipendente. Okay? Sei un dipendente, quindi percepisci lo stipendio, scambi il tuo tempo per del denaro, okay? Il tuo lavoro per del denaro. Puoi essere un autonomo, quando ti iscrivi in questa attività, diventi un autonomo, no? Perché è la tua attività, te la gestisci tu come vuoi tu, sei libero, non hai capi, che è bello, ma non hai capi, che è brutto, perché non hai qualcuno che ti dica, guarda che oggi devi fare A, B, C, D, X. No? Quindi percepisci un reddito dal tuo lavoro, sei un autonomo. Qui ci sono i titolari di impresa, che sono degli autonomi che però hanno sviluppato la loro attività fino ad arrivare a più di 300 collaboratori, possiamo già scriverlo, più di 300 collaboratori, quindi che hanno sviluppato un sistema che permetta loro di salvare loro stessi, il loro tempo, le loro energie, il loro denaro. Quindi stiamo parlando di un lavoro slegato dal proprio tempo ed è importantissimo questo. È una rendita passiva. E poi alla fine gli investitori, persone che scambiano il loro tempo per denaro. Ve la faccio breve. I dipendenti vengono chiamati 40-40-40 perché lavorano 40 ore a settimana per 40 anni per andare a perdere poi il 40% degli ultimi stipendi che vanno in pensione. C'è delle domande che possiamo farle, è molto interattiva oggi, quindi siamo qua, siamo tra amici, tra collaboratori tra amici, quindi possiamo fare qualsiasi domanda virale. Lo scriviamo, 40, 40, 40. Gli autonomi, 60, 60, 60. Perché le ore a settimana non sono più 40, perché l'attività è tua, c'è un ulteriore lavoro da fare, quindi sono 60 ore a settimana. Per 60 anni, perché non hai pensione, per l'attività tua non vai in pensione, per andare poi a pagare ogni anno il 60% di tasse. Ok? Qui cos'hai? Qui non hai responsabilità, qui hai più responsabilità, è ovvio che c'è sempre un fattore positivo e un fattore negativo di entrambe le cose. I quadranti di sinistra scambiano il loro tempo per denaro. I quadranti di destra, no, questa è la differenza sostanziale, la differenza più radicale. Dove sta la popolazione? Popolazione mondiale si divide per il 98% nei quadranti di sinistra. E il 2% nei quadranti di destra. Inversamente proporzionale cos'è? La ricchezza.
La ricchezza come è spartita? Per il 2% nei quadranti di sinistra, per il 98% nei quadranti di destra. È un fattore, vogliamo chiamarlo sconvolgente? Si può fare, no? Credo di sì. Cos'è che mi ha fatto dire sì? Cos'è che mi ha fatto dire il network è quello che sto cercando? Che per fare questo percorso in una vita reale non l'avrei mai, non sarebbe riuscito a farlo. In un lavoro partendo da un lavoro dipendente, poi aprendo l'attività, sviluppando un'azienda grandissima fino ad arrivare a essere un investitore, quindi a scambiare i miei soldi, facendoli lavorare per generare altri soldi, non mi sarebbero bastate forse 3-4 vite, penso. Qui, già dal momento dell'iscrizione con Network Marketing, sei qui. Sviluppi una rete commerciale di più di 300 collaboratori, sei qui. Sviluppi un reddito, una rendita passiva, arrivi qui. Questo mi ha fatto dire sì, è intelligente fare Network Marketing. In quanto tempo? Chi lo sa? Due? C'è gente che l'ha fatto in 1 anno, 2 anni. C'è gente che l'ha fatto in 20 anni. Ma l'altra opzione qual era? 40 anni. Quindi mi sono detto, ne vale la pena? Sì. L'altro giorno stavo parlando con una ragazza che conosce il video organico. Mi facessi dire, mi iscrivo e resto compromesso in questa attività, do il tempo a questa attività e a me stesso di crescere per l'attività e di ripagarmi per quello che sto facendo, forse sarei al tuo livello, comunque avrei fatto qualcosa in più. Invece oggi mi ritrovo con poco o nulla. Forse oggi sono in ritardo, mi ha detto questa parola qui. 7 anni fa vi posso dire che non era il momento giusto, secondo me, per iniziare a fare network marketing, perché le persone non erano pronte a una realtà nuova, anche se il network esiste da 60 anni, non erano ancora pronte. Dove ci siamo resi conti? Col Covid, le persone hanno aperto, tante persone hanno aperto gli occhi e hanno detto: cavolo, ma non sono sicuro, cioè il lavoro che ho io non è sicuro, e tanti l'hanno perso. Per quello che gli hanno aperto gli occhi e hanno detto: mi devo guardare intorno per magari lavorare su qualcos'altro che mi permetta di non battere il sederino quando una cosa mi manca. Se sviluppo un'altra attività parallela al mio lavoro che possa permettermi di generare dei soldi, degli extra, anche c'è gente che è qui per 200-300 euro al mese, ma benvenga. Benvenga che ci siano quelle persone, perché? Perché quando raggiungeranno, faccio niente, quei 200-300 euro al mese, dopo alzeranno la loro sticella. E quindi quella ragazza ha detto: cavolo, non so se sono in ritardo. Io posso dirvi che ad oggi siamo nel momento perfetto. Siamo nel momento perfetto per iniziare a fare network marketing, soprattutto con questa azienda qua, ovviamente International. E soprattutto con questi prodotti qua, perché il prodotto è forte, l'azienda è forte, l'azienda è ottava su più di 2000 aziende nel network, ma ha ancora fame, sta facendo tanti investimenti, vuole diventare la numero uno al mondo, e per me questo è importantissimo. I prodotti sono fantastici, sono sempre in continuo sviluppo, sempre in miglioramento. Le persone sono pronte a valutare nuove opportunità, dobbiamo solo essere noi pronti a dare loro queste opportunità. E oggi adesso vi faccio 3 domande che potete segnarvi dopo, potete rispondere adesso, pensarci adesso, pensarci dopo, fatele come volete. La prima è: quanto sei soddisfatto del percorso fatto fino ad oggi? Quanto sei soddisfatto? La seconda è: a che percentuale del percorso ti senti di essere? Cioè, pensando al tuo obiettivo finale, quanto percorso hai fatto per arrivarci? Sei al 10%, sei al 1%, sei al 90%?
la terza è dove, come e con chi vuoi arrivare a quel traguardo. Entriamo in un altro ambito con questa domanda, perché andiamo a parlare di chiarezza di intenti. Cosa intendo io per chiarezza di intenti? Intendo che ognuno di noi deve avere ben fissato in mente il proprio obiettivo finale. Ognuno di noi deve aver fissato in mente un obiettivo SMART. Scusate, guardo in chat se sta funzionando tutto. Sì, ok, grazie. Ok, un obiettivo smart. Cosa intendo per smart? Qualcuno lo sa già. Come deve essere un obiettivo? Vediamo se la prima S la becchiamo, dai. Specifico. Eccolo lì. Specifico. Ok. Cosa intendo per specifico? Intendo appunto chiaro e ben definito. Ho scritto specifico, specifico, specifico. Sto andando un po' di cose. Specifico. Pico. Mancava pico. Chiaro e preciso nella nostra mente. Ok. Perché? Perché avere un obiettivo chiaro e preciso nella nostra mente ci può permettere di focalizzarci sui passi che dobbiamo fare per raggiungerlo. È importantissimo, ok? La M per cosa sta? Misurabile. Misurabile. Vediamo se ho scritto giusto. Sì, meno male. Ok. Misurabile perché? Perché devi tenere monitorato quello che stai facendo, che sia avere un Excel dove appunti tutti i tuoi passi, che sia la lista nomi dove vai a implementarla ogni volta, che sia la lista clienti che tieni sempre aggiornata, perché devi monitorare il tuo business, sempre. Se non hai controllo del tuo business, non hai nulla, stai solo giocando. Poi la terza, forse questa è la più difficile perché vediamo. Altri? Bravo. Chi è? Bravo. Accessibile. Accessibile perché? Perché è bello sognare. È bello sognare, è bello mettersi alla prova, è bello avere obiettivi alti, ma è anche bello essere realisti e avere un obiettivo che riusciamo a toccare, ok? Tangibile. Questo è importantissimo, ok? Sì, quarta lettera è Rilevante. R. Grazie. Ok, deve essere un obiettivo molto, molto, molto importante per te. Molto importante per te perché quando ci saranno i momenti, no? Quando ci saranno i momenti in cui ti viene voglia di prendere e buttare tutto alle ortiche, devi ricordarti il tuo perché. Questo rappresenta il tuo perché vero. L'obiettivo fondamentale. L'obiettivo è fondamentale, okay. Deve essere importante per te, deve attenersi ai tuoi principi, è importantissimo. L'ultima lettera? Tempo. Sì, giusto? In inglese. Sì, vabbè, temporale, mettiamo temporale, a scadenza temporale. L'ho appena detto, deve avere una scadenza. Perché se non hai un obiettivo che vuoi realizzare in tot tempo, facile dire raggiungerò domani, succederà,
non è tangibile, ok? Cioè devi sentirlo, devi avere paura di che arrivi quel giorno lì e che tu non hai realizzato quello che volevi andare a fare, ok? È importantissimo. Personalmente, perché la sera io studiavo di più? Perché arrivava a fine giornata e dicevo, non ho ancora realizzato quello che dovevo fare, mi devo mettere sotto e fare di più. Quindi le ultime ore della mia giornata erano un momento di mia massima produttività, perché avevo il senso della perdita. Avevo paura di non riuscire ad arrivare a quell'obiettivo, a studiare tutto per poi essere pronto domani. È importantissimo, la scadenza è importantissima. Ok? Vogliamo fare un esempio? Se qualcuno ha qualche obiettivo che vuole definire, nessuno? Pensiamo? Allora non ce l'abbiamo? Chiediamoci sempre: e come voglio realizzarlo? Se è misurabile, se lo sto tenendo monitorato, se ho un foglio Excel, ad esempio, se è accessibile, e qui forse un'altra domanda che potete farvi è: sei pronto quando arriverai a quell'obiettivo? Sei pronto a ricevere le conseguenze derivanti dal raggiungimento di quell'obiettivo? È realizzabile? È realmente realizzabile? Questo è rilevante perché vai a vedere i vantaggi, cioè a cercare di immaginarti i vantaggi che avrai, la soddisfazione che avrai a raggiungere quell'obiettivo, e in ultimo la scadenza che dà l'urgenza. Sono tutte cose che sono fondamentali quando dovete tenere in mente chiaro e ben definito un obiettivo della vostra vita, qualsiasi esso sia. Ok? Un'altra domanda per voi. Siamo pronti? Siamo carichi? Allora, questa è una domanda che ho fatto forse al primo evento di questo tipo che abbiamo fatto, ed è: cos'è per voi il network? Che non è cos'è il network, è cos'è per voi il network. Chi c'era non può rispondere. Pioli voleva essere interrogato subito, era qua, invece niente, l'ho segato subito. Chi è che vuole provare a spiegare cos'è per lui o per lei il network marketing? Tando, vai. È un sistema di distribuzione di prodotti o servizi sul mercato. Ok, questo è cos'è il network, giusto? Cos'è però per te il network, vuoi sapere? Per me è stata una soluzione alla Sì. mia esigenza di ormai 7 anni fa, e oggi è diventata la mia quotidianità e una passione. Perfetto. Okay. Vedete come cambia la cosa? Dalla spiegazione scientifica alla spiegazione personale. Cambia tutto. Qualcun altro? Zorba? Forse è l'unico modo per smettere di lavorare prima o poi. Personalmente, per me è l'unica ragione per cui lo faccio. Consapevole che Una comunque verità. fai sempre il lavoro. Bello, però lo faccio Va per una vita. bene. Sinceramente. Bravo, l'abbiamo visto prima, no? Tra lavorare 40 anni in un ambiente negativo, un ambiente che a livello di formazione ti dà anche forse qualcosa di meno, penso proprio, scegli un'altra strada, scegli una strada diversa, una strada forse più veloce, forse no, forse più complicata sicuramente. Perché magari fare il tuo lavoro ormai è ordinario, si riesce molto facile, però il network è sempre una sfida, è sempre una, io lo chiamo una scuola di vita, perché veramente ti insegna cose che là fuori a scuola non ti hanno mai insegnato, e quindi è fondamentale. Giorgio. È stata la soluzione nel cercare effettivamente quello che è un mio percorso senza che gli altri mi devono essere. Ok, bello. Vedete, poi ognuno questa domanda se la pensa a casa, se la studia, ti dice, ah, per me è questo, poi mentre la scrive dice, ah, no, un'altra cosa. Quindi i motivi principali per cui si fa network, quali sono? Abbiamo detto inizialmente uno su tutti, cos'è? Sono soldi, poi?
Tempo, Quindi libertà, giusto? riconoscimento, Riconoscimento, relazione, socialità, community, crescita personale, crescita personale, sviluppo personale. Abbiamo detto abbastanza tutti. Poi c'è anche chi fa network per beneficenza, allora così, no? Perché è già soddisfatto della sua vita, vuole stare in una community di persone, non interessa guadagnare tot, magari non interessa i soldi. Puoi stare quindi a contatto con persone, aiutare le persone, vedere se riesce a sviluppare altre sue capacità. Cosa vuol dire network? Solo network. La parola network è composta da due parole, net e work. Work, lavoro, net, Rete. rete, perfetto. Quindi, rete lavoro, tradotto o meglio, rete di relazioni interpersonali di valore. Okay. Qui mi viene in mente una frase di Jim Rohn che dice: siete la media delle cinque persone che frequentate di più. Ok? Questo ti fa capire che il tuo network di persone rispecchia chi sei, rispecchia anche chi vuoi essere domani. Chiedetevi se siete soddisfatti del vostro intorno, del vostro network di persone, delle vostre cinque persone che frequentate di più. Chiedete se quelle cinque persone sono fondamentali per voi, se sono effettivamente potenzianti per voi e se voi lo siete per loro. Questa è una domanda a cui potete riflettere anche, perché magari oggi vi ho dato una risposta, domani vi ho dato un'altra. Quindi, qui andiamo nel capire che fare network significa fare networking. Okay? Chi sa cos'è networking? Networking significa semplicemente ampliare sempre la propria cerchia di conoscenze. Non è sviluppare, sì, c'entra quello di sviluppare la lista nomi, ma il networking si fa con se stessi, si fa con clienti esterni e con clienti interni. Cosa significa? Clienti esterni sono i clienti effettivi, ok? Persone che non c'entrano con la vostra azienda, con il vostro business, ok? Sono persone a cui voi vendete un prodotto e loro lo comprano. Ne traggono benefici, ma voi arrivate alle commissioni. Quindi, i clienti interni sono i vostri collaboratori, i vostri prospect, anche potenziali collaboratori. Ok? Chiedetevi per i vostri clienti esterni, ovvero clienti classici, chi è il mio cliente tipo? Se ce n'è uno. Dove posso incontrarlo? Se puoi contattarlo online. Poi andiamo in altre domande. Se, anzi, in che modo vuoi risultare interessante per i tuoi clienti, cioè del perché dovrebbero comprare te? Come puoi aiutare i tuoi clienti? E obiettivo di risultato con lui, ovvero a te arriva un prodotto che ti fa star meglio, a me arriva le commissioni. È un rapporto con lui. Passo indietro, non mi sto dietro tutti. Ok. In che modo puoi risultare interessante per Sì. il cliente? E Come puoi aiutarlo? come puoi aiutarlo e... Come puoi aiutarlo e l'obiettivo di risultato con il tuo. Grazie. Figurati. La chat la lascio aperta. Ah, ok, perfetto. Si sente bene? Mi fate un cenno? Si sente bene, perfetto, perché qualcuno in chat non sentiva bene, mi hanno scritto, ok. Ora andiamo sui clienti interni, ovvero le persone che fanno parte della tua attività, i tuoi collaboratori, con i collaboratori in downline, in crossline, in upline, ok? Qui ci rivolgiamo alle nostre downline. Cosa interessa a Pinco? Cosa interessa a Paolo? Quali sono i suoi interessi principali? Voglio sapere. Li sapete voi? Conoscete quella persona tanto da dire a quella persona interessa questo, interessa questo, interessa quest'altro? Lo sapete? Se non lo sappiamo, bisogna
cercare, se abbiamo voglia, di conoscere. Obiettivi personali e professionali di quelle persone. Perché? Perché così facendo noi possiamo andare a identificare il modo in cui possiamo eventualmente, se è nelle nostre capacità, aiutare quelle persone. Vedete che si parla sempre solo di win-win, di aiutarsi a vicenda. Un'altra cosa che aiuta molto è partecipare e cercare di partecipare agli eventi delle persone. Con la pausa perché lo scrivete. Come ho detto prima, insegnare, cercare di insegnare loro che l'ambiente è tutto. Team building, ovvero finito questo evento, ci fermiamo qua fuori, andiamo magari a pranzo insieme, anzi prima, poi andiamo qua fuori, se volete fare un aperitivo volentieri con tutti voi. Quello è fare team building, passare del tempo extra lavorativo con quelle persone. Perché? Perché lì capisci il reale interesse delle persone e capisci come puoi aiutarle. E insegnare loro a fare networking. Come fai networking con te stesso? A casa vostra ci sono tre cose che dovete tenere, ok? Che sono le paure, le paranoie e i problemi. E dopodiché dovete chiudere la chiave e uscire di casa. Così si fa networking. Si fa uscendo di casa. Perché? Perché devi chiederti quanto conosci il mondo. Quanto conosci il mondo? Quanto hai visto nel mondo? Se domani non avessi più le possibilità di vedere il mondo, quanto ti dispiacerebbe? Quanto avresti voluto fare di più? Quante persone avresti voluto conoscere di più? Quanti luoghi avresti voluto conoscere di più, vedere di più? E infine coltivare le relazioni. Coltivare le relazioni e curarle ogni giorno, come fosse il nostro piccolo orticello. Tutto questo ci permetterà di diventare mentalmente più forti, mentalmente più solidi. Ora, mi spiace per le persone in Zoom che non possono farlo, a meno che la studiamo diversamente. Ora ci penso. Faremo un gioco, ok? Un gioco a tre zone. La prima zona è in fondo, la seconda zona la facciamo là in fondo e la terza zona la facciamo qui, ok? Qua, la prima zona è la zona della paura, la zona del timore. Okay. Lì è la zona della sfida e là è la zona comfort. Ok? Ora vi dirò delle cose a cui voi dovete capire se vi sentite in zona comfort o una cosa sfidante per voi, ma che non vi fa paura, oppure è un timore, una paura, veramente una paura. Ok? Ci dobbiamo alzare, facciamo un po' di ginnastica, ok? Sendo sabato mattina, è passato venerdì sera ieri. Voi invece magari potete farlo con un foglio. Hanno detto che in zona comfort si sta una favola. Allora, voi ragazzi, in silenzio per favore. Voi potete farlo semplicemente prendendo un foglio e dividendolo in tre. Zona comfort, zona di sfida e zona di paura e timore. Ok? Nuotare in mare aperto. Si sta affollando e ci si caga addosso. La zona. Ragazzi, possiamo farlo. Non so se vedete, ma la zona di paura e timore si è leggermente affollata. Perfetto.
Qui è anche una cosa per conoscerci meglio tra di noi, no? Vedete benissimo. Sappiamo chi buttare in mano. Esatto. Non andremo in barca insieme, qua. La seconda cosa è parlare con uno sconosciuto, iniziare a parlare, avere un colloquio con uno sconosciuto. Nessuno ha paura di questa cosa. Nessuno ha paura, mi piace, mi piace. Parlare con persone stimate, ok? Mettiamo caso che per noi, per una persona a caso, Francesco è una persona che stimiamo particolarmente. Andare da lui e fargli una domanda è una cosa che... Perfetto. O anche... prendi la persona che più stimi nella vita, ok? Quindi l'esperimento quello. Ok, Ok, andare a parlare con Rolf, fagli una domanda, cosa che è una sfida per te, ti fa paura o ti senti una cosa? No, no. Prendi delle decisioni nella vita. Perfetto. Volare. Volare intendo prendere un aereo. Vabbè, ci sono anche quelle. Chiedere aiuto quando siamo molto in difficoltà. Ma come Avere paura dell'altezza o delle montagne russe. No, magari sì, non vedere la Questa cosa l'ho fatta solo per gli anni. Parlare in pubblico, venire qua davanti e raccontare la propria storia. Non lo so. Però aggiungere che scegliere l'opzione. Sì, esatto, scegliere le opzioni mi sa che non è. Mostrarsi in costume, ovvero si parla di forma. Essere pronti al successo. Bello. Qua forse ci vorrebbe un po' di riflessione. Quello di cui parlavo prima, quando raggiungerai l'obiettivo, sarai pronto per le conseguenze derivanti dal raggiungimento di quell'obiettivo? Essere pronti a gestire grosse somme di denaro. È diverso da questo. A gestire Gestire grosse somme di denaro. La domanda è più se non era un po' non so sì. Conoscendo di sì. Sì. Essere criticato. Sentirsi realizzato. Sì, sei pronto a sentirti realizzato perché è molto particolare questa. Il tempo sta arrivando a genio. Sentirsi apprezzato. Sì. C'è gente che va in difficoltà. Sentirsi un punto di riferimento per le persone.
Stanno mettendo, dicono che qui qualcuno mente. No, è fondamentale essere. Beh, abbiamo trovato i punti di riferimento per oggi. Sì, sì, esatto, perfetto. E basta. Qualcuno ha qualcos'altro da aggiungere, ovvero una sua paura particolare? Insetti. Qualcosa di costruttivo con gli insetti? Del fallimento. Il caso degli insetti. Ok, paura del fallimento. Il giorno in cui capiterà di sentirti un fallito, che poi non è così, e di fallire. Paura di fallire. Si stanno scontrando. Paura del fine mese. Che va sempre col senso di urgenza. Falta altro? Sì. Perfetto. Io vi ringrazio. Bene. Ora lascio la parola a una persona che nel suo percorso formativo l'ha fatto, lo sta facendo e so che non si accontenta mai, quindi verrà qui davanti e darà il suo meglio come sempre. Matteo Aieta. Allora, buongiorno a tutti anche da parte mia. Ciao, vi devo già dire una cosa subito. Parlo con voi ora. Chi è qua ha ricevuto questa barretta? Ve lo dico la prossima volta magari. Chi non l'ha ricevuto? Chi non l'ha ricevuta? Sono dietro. Buongiorno a tutti anche le persone che sono qua presenti. Oggi è una giornata di formazione, ma come avete visto sarà molto interattiva, quindi non siamo come a scuola dove bisogna ascoltare e non fare nient'altro. Qua si fa anche pratica, quindi abbiamo già fatto un po' di pratica con Manuel e faremo un po' di pratica quest'oggi con me. Io vi parlerò dei contatti, delle obiezioni, qualcosa comunque che serve, perché una cosa che tengo a dirvi è oggi non verrà detto, ok, magari una persona nuova è la prima volta che ascolta questo, quindi è tutto nuovo, ci sta. Ma per chi fa già network da almeno 6 mesi, 4 mesi, quello che verrà detto oggi non è una novità. E il bello del network è che non è che bisogna studiare sempre cose nuove, come se ad esempio facciamo l'università che ogni mese ci sono degli esami, ogni anno ci sono degli esami nuovi, eccetera, eccetera. Il bello del network è che ci sono poche cose da sapere, ma quelle cose bisogna saperle bene, perché è solo così che possiamo ottenere dei risultati, solo così che possiamo diventare abili a fare questa attività, ovvero cogliere il momento giusto, quando sto parlando con una persona, dirgli la frase giusta, e questo non è che viene nell'immediato, questo viene facendolo, continuamente provando, all'inizio ti viene da stare muto come un pesce, dopo 2 anni che fai l'attività, alla prima cosa che senti veramente da lontano, ah ok, hai bisogno di me, quindi perché io ho questa opportunità per te, quindi questo è quello che dobbiamo imparare a fare. Prima Manuel ha parlato di network, di rete, e tutti noi oggi abbiamo una rete di contatti e dobbiamo iniziare a fare network con questa rete di contatti. Parlare con le persone vuol dire esporsi, vuol dire raccontare chi siamo, vuol dire non avere paura del giudizio. E so che ormai, soprattutto negli ultimi anni, la paura del giudizio è un qualcosa che ferma le persone in una maniera incredibile. In realtà dobbiamo metterci in testa una cosa, che noi, sia che agiamo, sia che non agiamo, veniamo giudicati. Quindi non cambia assolutamente nulla, bisogna semplicemente scegliere cosa vogliamo fare e per cosa essere giudicati. Semplicissimo, vi tolgo già via il dente e via il dolore, così si dice dalle nostre parti, ed è così. Quindi per creare un contatto dobbiamo avere il coraggio di scrivere a una persona,
mi piace molto che è toccato a me fare questa parte, perché vi dico, 7 anni fa, quando ho iniziato a fare network marketing, non ero la persona adatta per fare network marketing, perché non parlavo con le persone, non volevo parlare con le persone, non volevo stare in mezzo alle persone, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi io ho iniziato a fare questa attività quando facevo l'operaio metalmeccanico. Era un lavoro che a livello economico non mi potevo lamentare, perché comunque facevo quello che volevo. È ovvio che fare per 40 anni l'operaio era un qualcosa che non mi piaceva poi così tanto. Quindi quello che mi sono detto è: o cambio il mio obiettivo, quello di poter guadagnare tanto, essere libero, eccetera, eccetera, o devo cambiare me stesso. La scelta sta a me. Ovviamente quello che ho scelto di fare era cambiare me stesso, perché ho detto: ci provo, non ho nulla da perdere, mal che vada torno a fare quello che sto facendo, anzi sto continuando a fare quello che sto facendo, mal che vada lascio stare il network e continuo a fare l'operaio. Dopo anni sono riuscito a liberarmi dal mio posto di lavoro e ormai faccio network appunto da 7 anni. La cosa importante che dobbiamo tutti capire è che questo è un business di persone, e quindi o iniziamo a parlare con le persone o non otteniamo dei risultati, e su questo penso che siamo tutti d'accordo. Non c'è nessun segreto, non c'è la frase magica, non c'è una scorciatoia, non c'è niente se non un percorso da fare. Ognuno sceglie la velocità del percorso, ma per tutti è un percorso, quindi questo è molto importante. E perché io punto tanto anche con le persone che lavorano con me sul scrivere io in prima persona ad una persona e non aspettare che queste persone scrivano a me? Perché prima Manuel ha detto una frase che mi sono segnato, ovvero monitora il tuo business. Se noi ci aspettiamo che io metto una bellissima storia fatta su Canva e le persone mi scrivono, io sto lasciando il business in mano di altre persone. Se invece io, oltre a fare quello che faccio sui social, perché comunque è sempre utile, ogni giorno mi impegno a creare 3, 4, 5, 10 contatti nuovi, quindi persone a cui io direttamente scrivo perché mi hanno colpito, perché mi trovo in sintonia, qualsiasi cosa sia, io monitoro il mio business, perché sono io che decido a che velocità andare. E quindi non aspetto a casa, mani conserte, lì seduto sul divano, ho messo una storia, magari qualcuno mi scrive. Quindi per creare dei contatti, quello che dobbiamo fare, l'ho detto anche l'altra volta per chi c'era, è creare fiducia. Interessarsi alla persona e creare fiducia. Perché se mi interesso alla persona, capisco quali sono le sue esigenze e appena creo un minimo di fiducia con questa persona si affida a me e dice: ok, Matteo ha la soluzione al mio problema. Quello che facciamo molte volte è focalizzarci solo sulla vendita o sull'iscrizione, quando in realtà dobbiamo iniziare a pensare a come posso aiutare questa persona. Cioè, io conosco Mattia. Mattia mi ha raccontato un po' di sé, mi ha parlato di sé. Io come posso aiutare Mattia? Lo posso aiutare vendendogli semplicemente solo un restaurant perché non dorme bene? O lo posso aiutare iscrivendolo, facendogli capire che dietro a questa attività c'è un business per crearsi un'entrata extra, perché mi ha detto che non arriva a fine mese? Quindi in base a quello che mi ha detto questa persona, io posso creare un contatto, posso anche aiutare questa persona qui. Quindi la cosa molto importante è iniziare a togliersi la paura del giudizio, scrivere alle persone, contattare le persone, e non c'è una frase magica da scrivere alle persone. Una conversazione può nascere anche con un emoticon su una storia. Una conversazione può nascere anche con una battuta. Ci sono mille modi per creare una conversazione. Quindi non è che ti scrivo subito parlando del network. Io ti scrivo per conoscerti. Perché non so a te come potrebbe essere utile Fitline. Non lo so. Se non ti conosco, io non lo so. Quindi quello che devo fare è creare un contatto. Una volta che io ho creato il mio bel contatto, quello che devo fare è, e qui arriva la parte diciamo più bella, perché ci mettiamo in gioco al 100%, è quello di appunto creare fiducia. E quando si crea fiducia, quindi quando c'è un'interfaccia, uno scambio di idee con questa persona, nascono le obiezioni. Chi non ha mai ricevuto un'obiezione per alzata di mano?
Ok, perfetto. Tutti hanno ricevuto delle obiezioni. Ora, quali sono le obiezioni che solitamente ricevete? Io non scrivo bene con le mani, eh? Poi? Poi? Non sono in grado. In generale, riguardo all'opportunità e ai prodotti o solo all'opportunità? Concentriamoci prima sull'opportunità. Ma quelle robe Quelle lì. robe Quella. lì. Sono quelle robe lì. Non fa per me. Quindi anche per le persone che ci stanno ascoltando, solitamente non ho tempo, non ho soldi, non sono in grado, quindi non fa per me, oppure quelle robe lì, quindi non mi interessano quelle robe lì. Ognuno di voi ne scelga una e prova a scrivere sul fogliettino che c'è davanti una risposta a questa obiezione, all'obiezione che ha scelto. Anche voi da casa, che siete comodi, belli sul divano. Scegliete un'obiezione e rispondete a quell'obiezione. Facciamo 2 o 3 minuti, dovrebbero bastare. È una truffa e non è serio quello che sento. È una truffa. Non va per me, non so vendere. Ok, dopo vediamo anche quello sui prodotti. Tanto sto scegliendo chi interrogare. Non sono social, vediamo anche questa. Chi è che si vuole imitare l'interrogazione? Incredibile. Appena ti sei girato. Incredibile, se n'è andata. Ok, qualcuno ha già risposta? Ha già risposta? Sì? Vai. Allora, adesso prenderei 3 o 4 esempi, perché almeno rendiamo, appunto, come ho detto prima, molto interattiva la situazione di oggi, perché poi è quello che funziona di più. Vuoi provare tu? A quale risposto? Quale vuoi rispondere? Non tempo. Vai. Siccome succede spesso, Ok. e quello che dico sempre, capisco perché anche come te, pensando di non avere assolutamente tempo, due bambini piccolissimi, e per me era impossibile immaginare di incastrare un'altra cosa, però lo sto facendo e mi risulta anche semplice, insomma. Però il fatto di capire la persona in quella situazione lì, mi permette di entrare un po' di più, e non creare uno scontro con lei. Molto bene, molto bene, molto bene, molto bene. Segno qua 3 punti, anzi cambio colore, visto che qua non lo vedete. Comprendo. Immedesimo, do soluzione. Hai risposto molto bene, perché ti sei messa nei panni dell'altra persona, hai detto anche io ero nella tua situazione e hai dato una soluzione, ora mi viene molto facile, eccetera, eccetera. Quindi così si risponde un'obiezione, qualsiasi essa sia, perché se io ricevo un'obiezione del tipo non ho soldi, e no, ma dai, non è vero che non hai soldi, sicuramente 141 € ce li hai, questa persona non è che si chiude, si gira e se ne va. Se io invece comprendo, mi immedesimo e do la soluzione, questa persona dice: cavolo, ma allora non sono l'unico che è in difficoltà, anche tu sei stato in difficoltà. E ricordiamoci che
queste opportunità le devono cogliere solo le persone che sono in difficoltà. Perché se tu stai bene, se tu non hai bisogno di soldi, se tu vivi alla grande, non hai, hai libertà, stai tempo con la tua famiglia, ma chi te lo fa fare a metterti in un'opzione del genere? E quindi quando qualcosa non va, che scegli questa opportunità qua. E quindi tutti riceviamo delle obiezioni, tutti. Perché l'obiezione che cos'è? È interesse. L'obiezione è interesse. Se non riceviamo, un'obiezione, dobbiamo chiederci: questa persona non è interessata o ho sbagliato qualcosa io? Perché tutte le persone che hanno anche l'1% di interesse ti tirano fuori un'obiezione. Perché l'obiezione cosa vuol dire? Avere più chiarezza. Se una persona mi risponde in quel modo lì, io ho più chiarezza su quello che c'è da fare nell'attività. Perché molte volte le persone, tramite i social, tramite voci di corridoio, eccetera, eccetera, non conoscono che cos'è l'attività. Ah sì, quelle robe lì. Ok, quali quelle robe? Cioè, cosa intendi con quelle robe lì? Cos'è quelle robe lì? Eh no, perché sai, ho sentito che devi investire dei soldi e... Ma no, in realtà no. Cioè, non sanno esattamente quelle persone perché ti dicono quello. Semplicemente lo collegano a quello che magari gli ha detto una persona 5 anni fa, 3 anni fa o l'altro ieri, che magari gli ha proposto un Ponzi. Ok? Quindi, quando riceviamo un'obiezione, andiamo a risolverla in questo modo qua. Ora, qualcun altro vuole provare? Tu hai fatto, non ho tempo. Facciamo le altre 4. Chi vuole provare? Non voglio chiamare io. Cioè, Erika, dai, rispondi tu. Io ho fatto, non sono in grado. Vai, vai. Allora, io come te non ero in grado di fare questo lavoro, sono stato l'insegnante, non ho mai venduto nulla nella vita. Tuttavia, ho utilizzato il prodotto, mi sono trovata bene, quindi dando consigli spontanei alle persone intorno a me, ho iniziato a vendere i prodotti e poi da lì. Bravo. Bravo. Complimenti, brava Erika. Ha compreso la persona, si è immedesimata e gli ha dato anche una soluzione molto bella. Ho provato i prodotti, mi sono trovata bene, li condivido. Magari la persona non aveva neanche idea di cosa consiste l'attività, o magari doveva pensare di dover convincere le persone a comprare. No, no, io mi sono trovata bene con i prodotti e ne parlo con le persone. Questo è un modo super, super vincente. È un modo super vincente, intanto sto leggendo qualche domanda. È un modo super vincente per fare in modo che le persone abbiano più chiarezza. Perché con le obiezioni noi diamo più chiarezza alle persone. Un'altra persona che vuole provare? L'ultima? Non ho soldi. Chi la vuole fare? Non ho soldi? Vai Pino, fai tu, non so, va bene. Allora, guarda, ti capisco perché anche io quando ho iniziato l'attività, l'ho iniziata appunto per guadagnare dei soldi, ma non avevo i soldi per partire. Pensa che nel mio caso addirittura li ho chiesti ai miei genitori perché ormai sono partiti tanti anni e ad oggi però l'attività funziona, sono cresciuto come persona, quindi ti consiglio assolutamente di rivalutare questa opportunità. Bella risposta. Bella risposta, ha dato anche una soluzione. Io ho visto qualcosa in questo progetto qua, me li sono fatti prestare. Si può anche dare una soluzione facendo ragionare la persona dicendo: guarda, ti capisco perfettamente, anch'io nella tua situazione, quello che ho scelto è di fare 2 serate in meno quel mese e iniziare a fare l'attività. Perché se ci penso, quando uscivo a fare il sabato l'aperitivo e andare in discoteca spendevo 50 euro. Lo facevo tutto il mese, 4 weekend al mese, per te quanti soldi spendevo, cioè, ho deciso di lasciarne 2 a casa, di stare 2 giorni a casa, 2 weekend a casa e ho iniziato a fare questa attività. Quindi fare ragionare, ecco, se conosciamo la persona un pochettino e sappiamo un po' le sue abitudini, il suo modo di vivere, eccetera, eccetera, facciamo degli esempi ad hoc per quella persona. Cioè, se sappiamo che è una persona che butta un sacco di soldi nelle stupidate che possono essere, fa
ogni weekend fa shopping, oppure va a fare rafting ogni domenica. Cioè, basta che tu due domeniche non fai rafting e ti sei iscritto. Due domeniche non fai shopping e ti sei iscritto. Quindi diamo la soluzione in base alla persona che abbiamo davanti. Ora, le obiezioni, può essere che quando facciamo una conversazione con le persone, l'obiezione subito non la riusciamo a risolvere. E quello che dobbiamo fare è tenere le persone nel sistema. Sapete che cos'è il sistema? Il sistema è, ad esempio, parlo un po' per noi, è ad esempio il calendario di eventi che abbiamo mensile. Cioè, se io ogni mese so che ci sono degli eventi, che può essere Monday Motivation, quindi una persona può capire com'è l'attività, l'Opportunity, quindi può capire ancora meglio dell'attività, la Zoom Prodotti, quindi può capire meglio i prodotti, la Zoom Social, invento, e può capire meglio anche come utilizzare, perché magari una persona pensa che veramente deve essere un social media manager di Google per fare questa attività, ma in realtà c'è chi fa questa attività e guadagna pubblicando zero storie, e c'è chi fa questa attività pubblicando 250.000 storie. Quindi la scelta è personale. Ognuno sviluppa l'attività come meglio crede, con i giusti consigli della persona che ti sta seguendo, ma veramente una persona, anche se non hai social, può fare l'attività, perché ricordiamoci che il network esiste da oltre 70 anni, fino a 5 anni. Io ho iniziato quando non c'era neanche Instagram. Cioè, che a pensarlo ora dici... Cioè, come facevi a far vedere alle persone che facevi utilizzare almeno i prodotti? Parlavi veramente con ogni persona. E lo facevi offline. Al posto di prendere il power a casa con il tuo telefono qua davanti, andavi al bar e te lo prendevi al bar. Qualcuno beccavi sicuro. Quindi, tenere le persone nel sistema permette di avere loro chiarezza sull'attività, sul creare sempre fiducia in noi, quindi si crea un bel legame. E quindi se c'è chiarezza e c'è fiducia, la persona si iscrive e inizia a far parte dell'attività. Quindi gli eventi, continuamente fare follow up. Io quello che ho fatto prima è mandare delle foto della sala delle persone che sono in follow up. Perché persone che mi dicono, ma non sono capace, perché alla fine non so fare l'attività. E oggi giornata di formazione, la prossima volta ci sarai anche tu, foto della sala. O una persona che magari è 2 mesi che deve prendermi i prodotti e ancora non li ha presi, è una mattina sì, una mattina no, foto del power che ti arriva in privato, ti sto pensando, ma delle robe stupide, no? Che però fanno capire che io tartasso questa persona finché lei non prende una decisione, finché o mi dice, guarda Matteo, mi hai rotto le palle, non basta, ti blocco, oppure mi dice, oh, ma sai che alla fine avevi ragione? Perché? Perché le persone... non sono mai decise al 100%, hanno sempre bisogno di quel calcetto. Quindi il 15 di agosto fa un caldo bestia, siamo intorno alla piscina e abbiamo paura di buttarci. Le persone sono così. Quello che devi fare è, boom, spinta, ed è un sollievo una volta che sei dentro, perché hai capito un'opportunità che ti può migliorare la tua situazione. Quindi è molto importante tenere le persone nel sistema, follow up, formazione, sia tramite Zoom, sia tramite evento fisico, possiamo invitare le persone alla VIA, non so se lo sapevate, alla VIA possiamo portare degli ospiti, quindi facciamole venire le persone alle VIA. No, anche gli ospiti. No, perché se tu quando prendi il biglietto puoi aggiungere un partner. No, un partner. O è cambiata la regola? No, c'è. È portato un esterno. Deve essere in teoria dovrebbe essere il tuo compagno. Sì, vabbè, ma che ne sanno. Ma è il tuo partner. È il tuo marito. Sì. Sì, ma no, sai perché? Perché No, no. Allora, ti ripeto. Prendessimo la via per una persona che non sa nulla, cioè può essere un impatto troppo forte, certo. Quindi invece è sempre comunque soggettivo. È soggettivo. Uno può essere non iscritto, ma conosce il network con la via, si scrive perché deve fare la realtà. Esatto, se tu conosci bene la persona,
sai che tipo di persona è. Se sai che è una persona che odia stare in mezzo agli altri, lo porti, te lo sei bruciato. Ma se trovi una persona espansiva, che parla, che chiacchiera, lo porti lì, c'ha 500 persone con cui parlare, passa la giornata così. Quindi, in base alla persona, noi facciamo l'invito o sappiamo come trattarla. Per questo, chi vuole vendervi un sistema vi sta vendendo una cazzata. Perché le persone sono tutte diverse l'una dall'altra. Ciò che piace a me non piace a Mattia, ciò che piace a Mattia non piace ad Aurora. Quindi trattare la persona in modo soggettivo fa sì che la persona si sente apprezzata e capita. Quindi tenere le persone nel sistema, rispondere alle obiezioni, fare chiarezza. Quindi la cosa importante da oggi in poi è fare chiarezza. Nel frattempo guardo se ci sono delle domande inerente. Sì, allora, tutte le obiezioni che sto leggendo qua in chat è semplicemente fare questo. Comprendere, immedesimare, dare la soluzione. Perché dall'altra parte le persone o non hanno le informazioni giuste o non le sanno neanche. Quindi non hanno niente a cui appellarsi. Quello che dobbiamo dare noi è chiarezza e creare fiducia a queste persone in modo tale che possono vedere qualcosa in questa attività che può essere utile per loro. Ora, vediamo se ho detto tutto, penso proprio di sì, quindi lascerei la parola a Gianni Santelis che ci parlerà un po' della gestione del team e tante altre care cose. Grazie a tutti. Allora, la Porco cane. Buongiorno a tutti. Avete fame? Le barrette. Allora, la chat funziona. Buonasera, buongiorno. Allora, io vi parlerò della mia parte, prendo il nome di primi passi, ma in realtà non si tratta di primi passi, si tratta di qualcosa che ha a che fare con i primi passi. Più in generale, tutto quello che è gestione del team. Da quello che vi dirò, tutte le cose sono il come faccio io. Significa che può essere totalmente diverso da come fate voi, può darsi che possa essere similare, può darsi che vi dia degli spunti per fare delle cose, può darsi che siate in totale disaccordo. Io vi racconto, voi prendete e decidete cosa farvene. E in quello che vi racconterò potrete immedesimarvi o dalla parte di chi è nei suoi primi passi, o dalla parte di chi è nei suoi primi passi, ma allo stesso tempo deve in qualche modo vedere, monitorare i primi passi di qualcuno che ha iniziato a lavorare con lui o con lei. Quindi è un argomento molto ampio. E io quello che vi racconto è qualcosa che comunque mi rappresenta, perché vi racconto quello che faccio proprio perché mi rappresenta. È il risultato di diversi anni di network, quasi sicuramente tra 5 anni, se dovessi fare questa parte, probabilmente sarà diversa, perché cambierà l'attività, cambieranno i social, cambierà il network nell'immaginario collettivo delle persone e così via, perché tutto quello che facciamo in qualche modo è in trasformazione. E vi chiedo alcune cose per poi andare un po' a settare quello che vi racconterò, perché per me soprattutto stringendo la visuale sui primi passi, io nella mia testa ho alcune cose poche che devono essere fatte da tutti, quindi un microcosmo e poi c'è un cosmo enorme, enorme, molto più grande di cose che non devono essere fatte da tutti perché dipendono dalla persona, dalla sua situazione, da chi conosce, da perché inizia a fare network, eccetera, 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 eccetera. Questa è una parte che non si può racchiudere nei primi 30 giorni come la parte delle VA. Deve iniziare da dei punti cardine e poi deve ampliarsi. Vi faccio delle domande, anzi vi divido già il foglio in due. Potete rispondere anche voi in chat. Da questa parte scriverò, me lo direte voi, qual è secondo voi una caratteristica predominante che deve avere una persona che inizia e vuole fare carriera, non essere semplice consumatore del prodotto, nulla da togliere, cioè la maggior parte delle reti sono composte da consumatori del prodotto e basta, va bene così. E da questa parte scriverò qual è invece una caratteristica, sempre secondo voi, che chi vuole essere un punto di riferimento, chi vuole guidare, può essere uno sponsor, un online, deve assolutamente avere per poter guidare. Quindi ci mettiamo un minuto massimo,
scrivo tutto quello che mi dite, perché quello che mi dite poi mi farà un attimo raccontarvi delle cose su quello che vi devo dire. Leggo anche la chat nel frattempo, Sempre a sinistra, giusto? Ascolto centrale, entrambi. Ascolto attivo. Curiosità. No. Di qua curiosità. Competenza. Esempio a destra. Ambizione entrambi. Quando dici esempio intendi essere un esempio. Ok. Ambizione entrambi. Compromesso. Entrambi anche ambizioni di qua. Di qua mi avete detto ambizione, compromesso. Presenta. Punto di riferimento. Punto di riferimento è intrinseco con la domanda. Per essere un punto di riferimento. Ah, per essere, deve essere. Però diciamo, un punto di riferimento può essere nell'essere un esempio di azioni concrete da fare. Avvicinabile a destra. Avvicinabile. Bello, avvicinabile. Reattività. Molto bello. A destra. A destra? Etico. Calma. Etico. Destra. Allora, insegnabile, non deve essere permaloso. Bravo. Si vede che Sisco lavora con me. Non deve essere permaloso, competente, credibile, creativo. Ok. Allora, positivo da questa parte, giusto? Ok. Aperto a sinistra. Allora, qua metto prima, non permaloso, aperto intendi, mentalità aperta, giusto? Ok. E a destra che prova soluzioni. Ok. Tanto è credibile di sinistra. Trova soluzioni ai problemi? A qualsiasi cosa. Tipo oltre ai problemi? Oltre ai problemi? Magari sicurezza di una persona che si affida, quindi una persona che ti dà delle risposte, okay, e ti aiuta in quel senso lì. Ok, bello. Sono tutti belli, su qualcuno mi avete sorpreso. Tipo su quello che hai detto te, ma anche su quello che hai detto te. Quindi combaciano abbastanza con quello che vi volevo raccontare. Quindi per cui, anzi no, questa mi potrebbe servire, non lo so, e vediamo. Vi chiedo anche, tanto so che tu non sei iscritto, tu hai iniziato da poco, e quindi a voi penso che non vi sia capitato, a tutti gli altri è capitato a tutti di perdere in diretto, perdere intendo che smette di fare l'attività, non fa più le Zoom, non viene agli eventi, non compra più, ok, bella quella sensazione. Sono onesto, cioè è una bella sensazione quella, quelle cose capitano perché qualcuno ti sta dicendo non sei ancora pronto per gestire quella situazione, quindi devi in qualche modo arrabattarti. Detto questo, vi parto da lontanissimo, torno qua e vi dico la mia idea, perché qua l'avete in qualche modo detta, o perlomeno la mia è un'idea che prende dentro tutte queste. Qua è una cosa che non avete detto come parola, però in realtà si può ritrovare in tante delle cose che avete citato. Parto da 1000 anni indietro, ok? Per me, nel network, che tu faccia 500 punti, 10.000, 100.000, 1 milione, riprendo un po' quello che ha detto Manuel, devi sapere come fai quei punti. Il come fai è, nella sua semplicità, Mattia mi fa 10.000, Leo mi fa 15.000, Zine mi fa 25.000, faccio la somma. Benissimo. Nella sua non semplicità, cioè nella sua complessità, devi sapere come lavorano loro, quali sono le loro caratteristiche,
quali sono gli elementi dove loro si trovano a loro agio, allo stesso tempo lo devi pensare su di te. I punti che escono all'interno di una rete commerciale in un periodo di lavoro all'interno del mese nascono dall'autoconsumo delle persone, dai clienti che hanno quelle persone e dalla loro rete commerciale che lavora. Ok? Il network in generale, qualsiasi attività nuova, è un'attività che in qualche modo ti mette fuori zona comfort. Fuori zona comfort è la cosa più raccontata nel network marketing, si tira sempre fuori questo concetto e va bene. La verità è che una persona che lo vuole fare di professione deve arrivare a un certo punto a fatturare numeri dentro la sua zona di comfort. Perché i numeri si fanno dentro la propria zona di comfort. I numeri si fanno con i clienti probabilmente fidelizzati, e scrivere a un cliente fidelizzato sei dentro la tua zona di comfort, lo fai vendendo nei modi che hai già fatto mesi prima, mesi prima, mesi prima, quindi sei dentro la tua zona di comfort, rispondi alle obiezioni dentro la tua zona di comfort perché è una cosa già fatta talmente tante volte che ti sai muovere. Fuori zona di comfort è l'impatto con una cosa nuova. Poi serve probabilmente del tempo per arrangiarti. Poi la maggior parte delle cose che fai devono essere dentro la zona di comfort, perché tu come professionista devi essere lucido in primis. E quando sei fuori zona di comfort non sei lucido, sei una persona che scopre qualcosa di nuovo e tentenna. Puoi fare dei numeri tentennando, per carità, mantenerli significa fare cose che ti va di fare, sai fare e sei pienamente consapevole di cosa stai facendo. Vale per te stesso e vale per le persone che lavorano con te. Perché obbligatoriamente a un certo punto devi sapere le persone che lavorano con te come lavorano, cosa vogliono fare, dove si trovano a loro agio, perché anche così scopri anche dove possono migliorare. La domanda che dovrebbe far più paura alle persone che fanno network, che fanno tanti numeri, è spiegami perché i numeri che stai facendo non sono casuali. E io sono convinto che molti non sanno rispondere, di tutte le persone che mi hanno trovato nel mio video. C'è della casualità, indubbiamente, perché questo mondo ha della casualità. Il Covid è stata una casualità che ha fatto impennare i fatturati, ma dall'altro punto di vista certe cose non sono casuali, uno deve sapere perché le fa. Ok, se voi prendete l'esempio di una persona che inizia a fare network, in realtà il suo background racconta già cosa farà nei primi mesi, perché se è una persona che non ha mai fatto lavoro commerciale, non ha mai fatto lavoro di vendita, non ha mai fatto lavoro a contatto col pubblico, è una persona timida, è difficile che nei primi 3 mesi l'attività la prenda e la ribalti completamente. È difficile che nei primi 3 mesi magari faccia IMM per darvi un'idea numerica. È molto più normale pensare che debba fare il suo percorso, che iscriversi è già stato un bel passo avanti e che deve cambiare la sua persona per riuscire a fare network come va fatto, cioè essendo estroverso. Se voi prendete una persona che ha già fatto il commerciale, ha già fatto vendita, è una persona estremamente brillante, è molto probabile che non è che deve totalmente cambiare la sua persona, ma deve prendere la sua persona e adattarla in un contesto lavorativo. Il background ti dice cosa fare all'inizio, poi ci sono le mosche bianche. Allo stesso tempo, se a dicembre hai fatto 1.000 punti, a gennaio hai fatto 1.000, a febbraio è difficile che tu ne faccia 25.000, perché quello che hai fatto i mesi precedenti racconta quelle che sono le tue potenzialità di quel momento. Poi puoi crescere e migliorare. È anche probabile che i numeri dicano che se fai 1.000, 10.000, è difficile che mantieni 10.000, è molto più facile che tu scenda. Togliendo il qual è il tuo prossimo obiettivo e la testa ti manda a e devo fare di più, devo fare di più, perché certe volte mantenere è estremamente difficile e bisogna lavorare con lucidità. Questo ve lo sto dicendo perché nel capire come lavora il proprio team serve rendersi conto di cos'è per loro ripetibile. Ripetibile non è duplicabile. Ok? Perché io magari faccio vendo l'optimal set a 3 persone che sono miei clienti, telefonando e insultando al telefono. Questo non è duplicabile, però nel mio mondo è ripetibile perché io lo posso fare tutti i mesi, posso fare dei punti. Io devo sapere cos'è per me ripetibile,
devo sapere cos'è per gli utili ripetibili. L'abbonamento è ripetibile, per darvi un'idea di cos'è che è ripetibile. L'abbonamento è una cosa ripetibile, l'autoconsumo delle persone è ripetibile. Perché io so che Mattia tutti i mesi fa 150 punti di autoconsumo. So che quei punti entrano. Quei punti li do quasi per scontato. E io devo sapere cosa avviene al mio team tranquillo, perché sono nella loro zona di comfort. Questa è una cosa importante. Io quando mi sto a fare network 7 anni fa in organo con i ragazzi, siamo stati educati dittatorialmente. Cioè inizi, devi fare queste azioni. Per me i primi passi sono consuma il prodotto, questi sono gli strumenti, cioè fai il PDF, tienili, questi sono i gruppi di lavoro, tienili. Dentro i gruppi di lavoro c'è la regola del non si fanno vocali, imparalo. Queste sono le cose ripetibili, duplicabili, e sono i primi passi. Tutto il resto bisogna rendersi conto con chi si ha di fronte. A me hanno insegnato dittatura si fa così. Io nel tempo, ed è una cosa che è nata a me, ma pian piano nasce alle persone perché si rendono conto, è stato il mi confronto e vediamo insieme cosa fare. Perché io ho bisogno di capire con chi sto lavorando. Se io vi chiedessi, secondo voi il network è un'opportunità? Ok, vi faccio un'altra domanda. È un'opportunità perché siete convinti o perché magari delle persone vicine a voi stanno facendo numeri, hanno la macchina, vanno in vacanza? La seconda. Quindi ve la faccio ancora per la figlia di puttana. È un'opportunità o sperate che lo sia e sperate che il lavoro che state facendo oggi si riveli un'opportunità? È diversa la risposta. È completamente diversa dalle lettere di un'opportunità, sì. C'è la zona nera, il network è un'opportunità? No. C'è la zona bianca, il network è un'opportunità? Sì, perché lo vedo nel mio back office a fine mese. E c'è una zona grigia infinita del non lo so, ci spero, qualcuno nel mio intorno effettivamente per lui è un'opportunità, quindi vorrei farlo, ci sto ancora ragionando, sto aspettando che accada qualcosa che me lo faccia vedere così, sto aspettando di fare quei numeri. Non so cosa mi serve, però fino adesso mi trovo bene nel gruppo. Questa è una zona grigia. Con la zona grigia bisogna lavorare. E lavorare intendo sei sul campo con le persone. Ed è troppo importante rendersi conto di chi è nella zona grigia, chi è nel limbo, perché con chi è nel limbo devi saper lavorare. Devi saper spiegargli delle cose e devi portare a casa delle cose raccontate da queste persone qui. Questo è troppo importante. Vi faccio, così che lo rendo ancora più facile. Vi dico con chi lavoro io, cioè le persone che fanno i numeri. Io lavoro con Alda, che è una persona che fa molti numeri, fa tanta vendita, ha diversi anni più di me. Non matcha come essere umano con me, perché è una donna adulta, abbiamo tanti anni di differenza, non è che abbiamo cose in comune nella vita. Abbiamo cose in comune nell'attività. Io di Alda so qual è la sua zona di comfort nel lavoro. E Alda è una persona che fa 2 eventi all'anno. Perché Alda quando va all'evento, per 3 giorni, tecnicamente non lavora. E invece è totalmente nella sua zona di comfort a lavorare, trova molto significato nella sua vita a lavorare. Per me Alda gli eventi non deve venire. Ed è totalmente diverso da quello che dico a tutte le altre persone, cioè gli eventi servono. Ma con lei è un lavoro diverso. C'è Sara e Cisco che sono più o meno coetanei. Una è bravissima nella vendita, l'altro è molto bravo a far contatto. È diverso. Cisco che non è qua, quando l'ho incontrato, mi ha messo carta bianca e mi fa io voglio questo, puoi dirmi qualsiasi cosa. È ovvio che lavoro in un modo diverso, mi permette di dirmi delle cose, gli chiedo delle cose che sono diverse da chi sto testando il prodotto, vediamo. Non posso avere lo stesso atteggiamento. Leonardo è una persona che lavora quasi solo con le promo. Totalmente il contrario di quello che direi a una persona. Una persona direi hai 30 giorni, lavora 30 giorni con le promo in un bus. Ma lui è nella sua zona di comfort così. Perché che la devo cambiare? Devo aspettare che arrivi a lui l'urgenza di cambiare questo modo. Perché un giorno mi dirà, a me non basta fare 8.000 punti al mese, ne voglio fare 20. Non lavorare solo con le promo.
ma se nasce da lui è più facile per me lavorare. Se io voglio per forza mettere lì una bandierina e dire da oggi in poi si fa così, è molto difficile lavorare. Ed è un grande errore che molto spesso si fa, ed è un errore che si fa nel momento in cui non hai esperienza pratica dell'attività. Se ce l'hai, non puoi non vedere queste cose, e nel momento in cui le vedi, devi iniziare a lavorare secondo il tuo modo di pensare da quel punto di vista lì. Se hai a che fare con una persona nuova, ha molto senso chiedere come pensi di dover lavorare, dimmi la tua. Cosa pensi di dover fare, dimmi la tua. Hai voglia di usare i social? Perché se la risposta è no, non parte il devi usare i social, perché non funzionerà poi. Non funziona proprio il legame tra le persone. Ma parte il iniziamo senza. Io ti dico già che serve, perché con i social arrivi a 500 persone con una storia. E la storia è un follow-up. Ed è più facile poi parlare con le persone se tu per giorno hai fatto follow-up di prodotti, perché quando vai a parlare con le persone hai già raccontato quello che fai, non cascano dal peso. Ma se non li vuoi usare, non li usiamo. Facciamo come vuoi te. Se non dovesse funzionare, io ho la soluzione. Te lo dico già. Scopriamo se nel tuo giardino di casa c'è una tartufaia. Perché se non c'è la tartufaia, dal giardino si esce. Ma se io intimo una mosca bianca che lavorando come vuole lui o lei fa numeri, io questo non lo devo cambiare per mania di controllo. Io questo lo porto a casa. Ed è sottovalutata anche l'idea per cui da tante persone che sono all'inizio dell'attività, tu realmente cominciare a dare le cose. Tolgo il cliché da cui tu si può imparare, che non è del tutto vero, perché ci sono degli discreti coglioni da cui veramente non puoi imparare nulla. Però da persone che non hanno esperienza e arrivano e ti dicono io vorrei provare a far così e tu non hai mai tentato, diamoci del tempo, diamoci 10 giorni per vedere se è funzionale. Perché magari tu scopri qualcosa su di te, io scopro qualcosa su di te, scopriamo insieme un modo diverso di lavorare e siamo tutti più felici. Ed è ancora più sottovalutata l'idea che se qualcuno la pensa diverso da te e tu in quel momento sei la figura di autorità, cioè sponsor, client, eccetera, eccetera, è molto meglio lasciarti fare. Perché se dovesse essere una cosa valida, tu puoi dire, lui può dire, non mi hai messo bastoni tra le ruote, ma mi ha appoggiato. Se dovesse essere una cosa che non porta niente, la prima persona che torna indietro è chi ha tentato e ti dice, non è andato, dimmi tu come fa. Così i rapporti veramente si vanno a cementificare forte. Per me qua la caratteristica più importante è flessibilità. Tutte queste sono valide. Ce ne sono alcune che 5 anni fa non erano fattibili, tipo avvicinabile, perché la gente pensa di essere il protagonista di una serie TV da 1 miliardo di ascolti e inizia a dire no, come non puoi parlare. Ma ce ne sono tante così. Ma soluzioni in qualche modo è essere flessibile. Cioè tu hai queste carenze, barra limiti di quel momento per cui non vuoi fare delle cose, io ti trovo delle soluzioni. Ed è molto importante questo qua. In realtà questo qui ve l'ho messo tanto per me, non serve. Perché per uno nuovo queste cose sono tutte valide. Un nuovo, se proprio devo ingegnarmi, vi direi pazienza, perché per essere insegnante devi avere pazienza di imparare le cose. Questa vuol dire pazienza. Anche nell'aver passione devi avere pazienza. Perché puoi avere la passione del mondo, di tutto il mondo, ma se non trovi riscontro nei numeri, ti scende la passione. Perché la passione fusa col lavoro certe volte non è che combacia tanto, perché c'è cioè, se la tua passione è il tuo lavoro va male, puoi rischiare di smettere di essere la tua passione. Però qua la pazienza funziona. Il fatto è proprio quello che con le persone nuove, quindi quando loro devono fare i primi passi, non è un'esecuzione, cioè non è che li metti sul patibolo, spari, solo chi vuol fare carriera, quelli che restano in piedi, lavori con loro, gli altri, carne da macello. Noi abbiamo iniziato così, solo che io sono abbastanza convinto che io, Teo, Mirko, Manu, magari non eravamo convinti da subito, però eravamo persone che volevano fare carriera. Quindi, anche all'interno di un contesto molto dittatoriale, siamo rimasti vivi. Però sono anche convinto che molte persone che erano in gamba all'epoca non sono sbocciate perché il contesto era dittatoriale e molte di loro erano nel loro limbo del. Per me non è ancora un'opportunità. E nessuno gliel'ha fatto scoprire magari che fosse un'opportunità dopo un anno di attività. Perché lo puoi scoprire anche dopo 2 anni di un'opportunità.
E prima magari solo autoconsumo, solo 2 o 3 clienti, solo un evento ogni tanto, però molte persone lo scoprono dopo e glielo devi in qualche modo lasciare fare. Se tu mi dici andiamo da qua a là, io ti dico la strada più veloce, ma se tu mi dovessi dire non voglio fare le autostrade, non voglio pagare i pedaggi, voglio fare meno chilometri, facciamo come vuoi te. Poi durante la strada, se tu senti l'urgenza di andare più veloce, io ho un punto a mio favore per dirti come fare col tuo pieno ascolto nel sentire quello che ti sto dicendo io. Perché perde senso avere delle persone che ancora non sono focalizzate e quasi voler per forza che loro lo siano. Così si rompe totalmente il legame con le persone. E sembra essere solo quello lavorativo, però non è funzionale quello. Un buon venditore, e poi possiamo andare a mangiare più o meno, non è che vende il ghiaccio all'eschimese, perché l'eschimese compra il ghiaccio per emozione, dopo che l'ha comprato dice ma che cazzo me ne faccio del ghiaccio che ci dormo dentro il ghiaccio, non mi serve. Un buon venditore vende a chi ha bisogno quello di cui ha bisogno e non vende se non c'è bisogno. Se ti dovesse dire voglio fare i soldi, ma non voglio parlare con le persone, non voglio mettere storie sui social, non voglio portare in giro il prodotto, la mia risposta è non si può fare. Ma se mi dovesse dire voglio, ma ho questo, 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 io gli dovrò dire ci metteremo di più, facciamo come vuoi e poi pian piano ricalibriamo sempre la strada. Si crea così rispetto con le persone. E chi ha la pretesa, la voglia, la motivazione di diventare comunque guida di qualcuno deve obbligatoriamente coltivare nel tempo, costantemente, il rapporto con gli esseri umani. Al di là che poi qualcuno, dopo che gli dedichi tanto, ti dica ciao, fa parte del gioco. Però quelli con cui effettivamente ci crei qualcosa di duraturo nel tempo sono persone con cui in primis c'è rapporto. Rapporto. Perché le persone, tutti, io compreso, voi compresi, si dimenticano molto in fretta anche aiuti ricevuti, perché l'essere umano è così. Però le persone non si dimenticano quasi mai se nonostante le loro carenze, limiti, merda nel cervello in certi momenti, bla bla bla, sono comunque sono state trattate bene. Quella è una cosa che deve restare.